Campioncini, oggi abbiamo un episodio importantissimo. Siamo nel dungeon dove abbiamo sfidato Ken dall'ultima volta all'interno della Pixelcraft. E voglio farvi notare come in fondo c'è un piccolo Pokémon tutto quanto appuntito. In questo dungeon, come vi dicevo, appunto abbiamo sfidato Ken, l'abbiamo sconfitto e poi ci siamo fermati qua. Non abbiamo ancora scoperto quale dovrebbe essere il drop del dungeon stesso dopo averlo sconfitto. Ma quanto vedo là in fondo, credo proprio che il drop sia questa ultra creatura qua davanti. Una delle più potenti ultra creature del mondo Pokémon. Surkitry a livello 85. Quindi, campioncini, oggi iniziamo questo nuovo episodio con la cattura di questa ultra creatura. Con noi abbiamo ben 4 Beast Ball e siamo pronti per sfidarlo. Ho anche con me un bel PC perché mi servirà a prendere. Guardate come mi ha già puntato questo Surkitry, è cattivissimo. Mi stai inseguendo? Ok, con calma. Dicevo, prendiamo una bella squadra delle catture, ragazzi, perché se no non riusciamo mai a catturarlo. Questo non è il Mew speciale, però, che ci serve. A noi ci serve il nostro Mew classico, perché è quello che è un po' più potente a livello di livelli, appunto, e anche delle ottime mosse. Eccolo qua il nostro Eternatus che abbiamo lasciato giù. Poi ricordiamoci che abbiamo anche il nostro Eternatus speciale da poter utilizzare. Poi, nella nostra squadra potremmo appunto mettere anche questo Eternatus speciale. E vediamo, Metagross nella sua versione Shadow, Typhlosion di Isui, e abbiamo questo articolo di Galar che però non ci interessa. Darkrai e anche Nora è quasi a terra, non possiamo utilizzarlo. Invece Groudon sì. Dove è andato? Eccolo qua, Surkitry, vieni qua subito, perché voglio catturarlo assolutamente. Ora, il mio Mew ha 5 livelli più alti dei suoi e lui non mi sta attaccando. Io voglio iniziare subito questo episodio con la cattura di questa ultra creatura, che è importantissimo. Sappiamo qual è l'obiettivo della Pixelcraft: catturare tutti i Pokémon leggendari, tutte le ultra creature e anche le loro versioni speciali. Ora, abbiamo preso questo Surkitry, non l'abbiamo ancora preso, ma in realtà l'abbiamo preso in battaglia, che è nella sua forma comunque base. Non mi sembra shiny e, se non sbaglio, le ultra creature non hanno versioni speciali, ma comunque su quello scopriremo più avanti. Ora, noi dobbiamo portare a vita bassissima questo Surkitry, cosa che stiamo riuscendo a fare col Mew, ma lui ci sta colpendo e piano piano sta anche assorbendo un po' della mia vita, quanto ho capito. Esatto. Ma ora dobbiamo fare una cosa importantissima. Magari con un max revive, no, in questo momento non sprechiamo, ne abbiamo veramente pochi. Andiamo direttamente con il lancio di questa Beast Ball. Mi piacerebbe catturare tutte le altre creature con le Beast Ball, perché almeno abbiamo una bella collezione e nel menu delle ultra creature avremmo tutte le Beast Ball di fila. Mi ha paralizzato il Mew, ci può stare, ragazzi. Ora però voglio vedere dove cade la Beast Ball in sé, perché non la vedo proprio. Non vedo neanche però lo Xurkitty, che però dannazione a lui è uscito. Ora io potrei ricolpirlo con un altro falso finale. Mew, ti prego, non ti perdere, perché sennò poi è un bel problema. A questo punto facciamo così, curiamogli la vita. E intanto ai campioncini che curiamo la vita del Mew. Chi ha curato la vita? Scusate, ho selezionato il Mew. Ma vabbè, lasciamo perdere. Dicevo, voi in qualunque caso lasciate un mi piace in questo momento, iscrivetevi se siete nuovi, che è molto importante, e attivate le notifiche e scrivete nei commenti l'hashtag sono un campione per essere salutati, perché siamo riusciti a prendere questa ultra creatura bellissima. Surkitry, eccolo qua. Dov'è? Vediamo un attimino. Contriamo i nostri box PC. Qua tutto quanto stracolmo e pieno. Dovrebbe essere qua. Ottimo. Quindi ora come ultra creature abbiamo Buzzwole, Surkitry, Celestila e poi, se non mi sbaglio, anche Gazlord. Ok, infatti ce l'abbiamo e sarà disperso in giro nei box vari. Abbiamo anche Kartana. Ottimo, ne abbiamo veramente tante di ultra creature, ragazzi. Non me lo ricordavo che ne avevamo così tante per ora. Non ce ne mancano tante, tra Naganadel, Poipol, eccolo qua, Gazlord. Abbiamo ben 5 ultra creature, che non è per niente male. Ma adesso io voglio continuare questa nostra esplorazione all'interno della ultra dimensione, perché non è finita qua. Mew si è comportato molto bene e ci è servito a tantissimo. Ora però voglio riprendere tutta la mia squadra intera, con anche il Charizard Shadow a questo giro, anche Veltal Shadow, anche Mewtwo Shadow, e poi prendiamo un altro Lugia Shadow. Tutti quanti Pokémon Shadow oggi stiamo prendendo. E anche vediamo, ma ho due Lugia Shadow, sono sdoppiati. Ok, credo che sia un bug della Pixelmon, sono uguali. Controlliamo un attimino perché voglio liberarlo se sono uguali. Sì, ragazzi, sono uguali. Ok, liberiamone subito uno. Scusate per questo bug, non capisco come
sia possibile. E a questo punto anche Kyogre e Shadow. Sapete, è un po' buggata questa mod, ma è normale. Anche se in realtà, quanto vedo, qua c'è un Dialga, boss. Questo da sfidare istantaneamente, anche forse con il mio Eternatus speciale. Assolutamente sì. Che dovrebbe avere Eterna Beam, che un po' di danno glielo dovrebbe fare. Me l'ha distrutto. Dialga è fortissimo. Proviamo a ghiacciarlo, per favore, con Ice Beam. Lui non mi sta colpendo. Credo di avere un problema, ragazzi, con questo Dialga. È potentissimo. Oh! Ed è spawnato un varco temporale nella ultradimensione. Questa è nuova. Non era mai successo. Dialga è troppo potente per questa squadra, ragazzi. Anche perché non è neanche la nostra squadra ufficiale. Ma in che senso è spawnato un varco temporale nella ultradimensione? Eccolo! Spawnare qualche Pokémon speciale al suo interno. Controlliamo un attimino. Qua dentro solitamente spawnano Pokémon o oggetti speciali. Però... o nelle vicinanze, quindi controlliamolo. Questa è nuova. Eh sì, ragazzi, è proprio spawnato per davvero. Infatti qua davanti... oh, ma c'è una torre! Ok. Ok. Ciao, torre. Questa qua dovrebbe essere a questo punto. C'è ancora un altro boss Kendall. Ma com'è possibile? Cioè, solitamente si girano tutti quanti. C'è Steph, c'è Fer, c'è Marci, Nico, c'è Locoma. Ancora, perché ovviamente abbiamo sfidato il dungeon di Kendall che era in fondo, quindi c'è un altro ancora qua. Però a questo punto, essendo che questa squadra qua non è stata molto prestante, mi serve la mia ufficiale. Quindi riprendiamo tutti quanti. Anche Mewtwo si è sdoppiato. Ma che sta succedendo? E riavviando il gioco abbiamo un piccolo problema. Il mio Charizard Shiny è diventato un Charizard Shadow. E sono uguali. Quindi in realtà questo dovrò eliminarlo. E ho perso completamente Charizard Shiny. Si sono sdoppiati a caso dei Pokémon che non dovevano sdoppiarsi. E di conseguenza abbiamo perso dei Pokémon. Questo è un enorme problema per noi. Eternatus. Ok, quello base anche si è perso di Eternatus. No. Niente, saremo quindi costretti per sempre a non avere più il Charizard Shiny, ma questo qua Shadow. Mewtwo comunque è rimasto nella sua versione Shadow, e anche Kyogre ce l'abbiamo sia base che Shadow. A questo punto prendiamo quello base, che è un po' più potente. Peccato. A questo punto direi proviamo a sfidare Kendall. Ok, vediamo cosa succede. A Moltres di Galar Shiny. Bellissimo. Che è praticamente uguale alla versione normale di Moltres quando è Galar Shiny. Beh, però è da eliminare assolutamente. Infatti ora già lo stiamo per eliminare. È già a vita gialla. Lui non mi sta colpendo più di tanto. Anzi, credo che il mio Eternatus possa gestire questa battaglia, se stiamo sfidando solo i Pokémon di Galar. Quindi eliminato Moltres. Abbiamo infatti davanti anche Zapdos di Galar. Questo in realtà credo che sia più che altro un mini dungeon che continua con quello che avevamo fatto in questa zona l'altra volta. Con Eternabeam faccio un po' più di danno. Sì, ma lui si ricarica la vita. No! A questo punto metto in campo Tyranitar, che forse è meglio. Oppure con Eternatus ho in mente di avvelenarlo, perché così in qualunque caso lui sarà costretto a prendere danno anche se si ricarica per ogni turno. Sempre di più. Ma si ricarica sempre la vita per intero. E infatti ora Zapdos ci saluta. E infine abbiamo anche Articuno, sempre di Galar Shiny. Bello. Uguale all'Articuno base. Questo è stato l'ultimo Pokémon di Galar che abbiamo catturato fino ad ora. Ha preso un bel po' di danno. Lui mi attacca anche per primo, ovvio, a livello 140. Però ora vado con il mio Raikou Kuasa, che è stato shottato. Beh, speriamo che in realtà il mio Charizard Shadow se la giochi giusto un po' meglio. Ok, questo articolo di Galar è fortissimo. Si sta anche lui continuamente curando la vita. E infatti è ritornata a vita piena. A questo punto mi conviene riutilizzare la tecnica di prima con lo Zapdos. Di conseguenza avveleniamolo istantaneamente. In questo modo continuerà a prendere danno. E rimettiamo in campo Kyogre, che comunque un bel po' di danno lo fa. Anche perché nella sua versione Primal Kyogre, con un bel Thunder dovremmo fare tanto danno. Vediamo. Abbastanza, in realtà. Lui si ricurerà ancora, vero? No, finalmente! Oh, abbiamo già vinto. Ottimo. Cosa ci regalerà? Tantissimi max revive e tantissime pozioni. Molto bene. Ora però possiamo salire la torre. Dato che non ho voglia di fare il parkour, credo che lo farò proprio con Mewtwo questa scalata, se riusciamo tecnicamente. Ok, ce l'abbiamo fatta. E infatti siamo qua in alto. Però io non ho l'orb. Oh no! Oh! Ci regalano l'orb che è già full. È già full. Quindi tecnicamente in questo modo ora dovremmo spawnare magari un Moltres di Galar Shiny. E ha funzionato. Oh mio Dio, ed è anche shiny. Ok, ok, ok.
Ottimo, ragazzi, questa è una cosa molto importante. Non ho con me però purtroppo il Mew per poterlo abbassare di vita e portarlo direttamente a 1. Però, ragazzi, potrebbe essere interessante con questa squadra provare comunque a catturarlo. Col Mewtwo Shadow l'abbiamo già portato a vita gialla ed è molto rischioso pensare di potergli fare dell'altro danno. Dobbiamo solamente controllare la Ultra Ball, che purtroppo però non vediamo dove cade. Dannazione, è uscito in qualunque caso. Ora possiamo solamente quindi andare in loop e lanciare questa Ultra Ball che gira all'interno dell'altare stesso, come se fosse un simbolo, l'altare che ci nasconde questa cattura importantissima. È il primo Pokémon di Galar nella sua forma shiny. Abbiamo già preso Articuno come primo Pokémon di Galar, ma voglio anche questo Moltres, che è anche il mio Pokémon di Galar preferito. Ha eliminato comunque Mewtwo in 4 turni, quindi anche bello che forte questo Moltres. L'unica cosa è che non ho molti Pokémon in questa squadra in questo momento, perché sono tutti quanti a terra, quindi non so quanto tempo io abbia. E onestamente non so neanche quanto possono essere utili le altre ball, oltre a un eventuale Dusk Ball o alla Master Ball stessa. Ora, il Pokémon comunque all'interno delle Ultra Ball non vuole entrare, ragazzi. Giriamo qua, un giro, due giri, tre giri. Abbiamo preso in realtà! Sì! No, vabbè, comunque abbiamo fatto due catture importantissime in questo episodio. Ah, e non potevamo neanche entrarci se non sfidavamo Kendall, perché qua è tutto quanto bloccato da barriere invisibili. Ok, comunque l'abbiamo preso, torniamocene subito nell'Overworld, per poi ritornare a casa e voglio subito andare a controllare le ultime due catture. Ora, dove però le troveremo? Non lo sappiamo. Cerchiamo direttamente così Moltres, eccolo qua, e anche Xurkitri, che comunque, ragazzi, non è da sottovalutare. È un'ottima e bella ultra creatura. L'icona della Beast Ball nel menu dei Pokémon è fantastica. Da qua abbiamo Xurkitri e di qua abbiamo Moltres. Di qua abbiamo Xurkitri e di qua abbiamo il nostro Moltres di Galarian o di Galar, chiamatelo come volete, ma entrambi sono uno spettacolo. Noi campioncini ci possiamo fermare qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Voi lasciate un mi piace, scegliete il video qua davanti. Ciao!